Le strade possibili per il proseguimento degli studi dopo il ciclo della media inferiore si articolano in diversi ordini di scuola. Lo scopo di questo audiovisivo è di presentare l'attività di formazione professionale svolta presso il centro di Alba e di Barolo. La formazione professionale ha il compito di preparare dei giovani ad una professione per permettere un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Tecnologie sempre più sofisticate richiedono ormai una preparazione che non può più essere acquisita solamente sul posto di lavoro. L'industria ha esuberanza infatti di personale generico, ma lamenta la mancanza di personale qualificato. I corsi di formazione professionale per le diverse tecnologie vengono realizzati in centri di formazione professionale gestiti direttamente dalla regione oppure da altri enti e sono distribuiti numerosi sul territorio piemontese in presenza di zone industriali. Il centro di formazione professionale di Alba, gestito direttamente dalla regione Piemonte, è sito alla periferia in località San Cassiano e svolge ormai da 25 anni attività di formazione. L'attività formativa si articola in corsi per il settore meccanico, elettrico, abbigliamento. La scelta di queste qualifiche è motivata dalla presenza nell'Albese di numerose industrie e attività artigianali. La durata dei corsi è biennale. Il diploma di qualifica conseguito previo esame permette l'inserimento nel mondo del lavoro oppure l'accesso ad eventuali corsi di specializzazione. Nel settore meccanico possono essere conseguite due qualifiche per costruttori su macchine utensili e per saldocarpentieri. Nel settore elettrico, il montatore e manutentore di sistemi di comando e controllo si occupa della costruzione di impianti e quadri per il comando automatico di macchine da produzione. La confezionista industriale del settore abbigliamento realizza capi di vestiario partendo dal disegno del figurino, tagliandoli e confezionandoli con sistemi industriali. Le materie di insegnamento comuni a tutti i settori sono cultura, matematica, disegno e altre materie specifiche per ogni professione, tipo la tecnologia meccanica, l'elettronica, l'elettrotecnica, la storia del costume. Oltre alle materie teoriche, l'attività didattica viene completata dalla pratica nei diversi laboratori con un rapporto tra le ore di insegnamento di circa il 50%. Il centro non organizza solamente attività di formazione rivolta ai giovani alla ricerca di prima occupazione, ma organizza dei corsi di specializzazione e riqualificazione per occupati dell'industria e artigianato. Negli ultimi anni l'attività del CFP si è rivolta verso il settore terziario, ove sono previsti sbocchi occupazionali in conseguenza della trasformazione turistica della Langa. Nel castello di Barolo, la regione Piemonte ha avviato dei corsi professionali per il settore alberghiero. Nel centro di formazione professionale si possono conseguire due tipi di qualifiche: per addetti cucina, per addetti sala bar.
Gli addetti cucina, durante il corso biennale, apprendono le tecniche per la preparazione dei piatti della cucina langarola, regionale ed internazionale. Gli addetti sala bar si occupano del servizio bar e del servizio sala. Apprendono quindi le tecniche per la preparazione di bevande, cocktail e del servizio ristorante. Le materie di insegnamento comuni ai due corsi sono cultura, matematica, inglese, francese, tecnica alberghiera, inoltre tecnica di sala e di cucina specifiche per ogni settore. Le esercitazioni pratiche prevedono quotidianamente la preparazione dei piatti e il servizio per la mensa effettuati direttamente dagli allievi. L'attestato di qualifica conseguito presso i centri di formazione professionali è un titolo valido ai fini del collocamento al lavoro nel settore industriale, artigianale e commerciale.